Scoperta ieri a Reggio una targa stradale in memoria di Gaetano Di Stefano, presente gran parte di quel mondo motociclistico calabrese che ebbe in Gaetano Di Stefano, il cavaliere, il dirigente, la guida, l'amico e l'inossidabile propugnatore dei valori nobili dell'onestà, del rigore e del rispetto delle regole, quale fondamento dell'attività sportiva. Grande trascinatore e organizzatore, creò la rete dei club che oggi sono la linfa del motociclismo FMI in Calabria. La targa odonomastica è stata apposta in uno slargo che fu uno dei punti più spettacolari del circuito cittadino Fatamorgana, sul quale si disputava una gara di velocità ad altissimi livelli. Il momento della scopertura è stato accompagnato dal rumore di tante moto avviate all'unisono da vespisti e piloti. E tante volte la sua linguistica molto diretta è stata efficace ed efficiente, soprattutto con i colletti bianchi che ho spesso chiamato colletti grigi. Mio padre ha cominciato nel 1953, lì tra le foto che vedete c'è la prima sua tessera federale nel 1953. Ha corso con le Vespe per poi riprendere negli anni 70 a reinserirsi tramite degli amici che alcuni degli dirò non ci sono più, come Salvo Sgroi, Giuseppe Naim, che è qui presente, che lo avevano coinvolto nel tra virgolette motociclismo moderno. Ha portato l'infa, ha cercato di far comprendere che è importante partecipare e non vincere, ha cercato di far comprendere che lo sport non è business, ha giocato sulla sua pelle, perché ci siamo trovati i mobili di casa pignorati per onorare lui i debiti che riguardavano i premi dei piloti. Ci siamo trovati le minacce di morte perché per non aver voluto bonificare, o meglio, autorizzare la possibilità di correre permanentemente su un circuito di motocross, avevano pensato bene di mettere una bomba sotto la macchina. Ha rischiato anche la vita per salvare una ragazzina che era finita sotto il treno a Villa San Giovanni. Non ha mai esposto blasoni o si è mai vantato di nulla di tutto ciò. Ha sempre vissuto in sordina, amando gli altri. Io ho avuto il privilegio di amarlo nei suoi 2 anni in cui ha vissuto il calvario del cancro. Sono stati gli anni più belli della mia vita. E qui ad ossequiarlo ci sono persone che a lui sono stato particolarmente care, come Francesca Geraci, che è la figlia del maresciallo Geraci, che era la persona più vicina a mio padre.